Mafia, libera in 25.000 all'Ocri, oltre 500.000 in tutta Italia. USA stoppa PC e tablet in cabina sui voli dal Medio Oriente. Voucher ripristinata la procedura per l'attivazione. Sono 25.000 i partecipanti alla manifestazione a Locri per la 22esima giornata della memoria e dell'impegno ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. Secondo gli organizzatori, oltre 500.000 di persone hanno preso parte alle iniziative in contemporanea in 4.000 luoghi in tutta Italia. All'evento di Locri, che si svolge all'indomani delle scritte comparse contro Don Ciotti e le forze dell'ordine, partecipa anche il presidente del Senato, Piero Grasso. L'amministrazione Trump vara un bando ai tech sui voli del Medio Oriente. Niente PC e iPad in cabina sui voli per gli USA provenienti da una decina di paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, compresi Arabia Saudita e Giordania, due alleati degli Stati Uniti. Tutte le apparecchiature elettriche più grandi di un cellulare potranno essere trasportate solo nel bagaglio in stiva. È stata ripristinata sul sito dell'INPS la procedura telematica per l'attivazione dei voucher acquistati entro venerdì 17 marzo, dopo il blocco tecnico nella giornata di ieri. La procedura riguarda anche la riscossione e i rimborsi dei buoni lavoro. Tragedia nell'Agrigentino, un biplano è precipitato lungo la statale 640 che collega la città a Favara. Il pilota, Salvatore Scannella, 55 anni, è morto sul colpo. Indagini in corso per capire l'esatta dinamica dei fatti. Era la nostra ultima notizia. Arrivederci.